più grande sindacato britannico minaccia di indire uno sciopero generale nel periodo delle Olimpiadi di Londra, che inizieranno a fine luglio. Len McCluskey, leader del sindacato del pubblico impiego Unite, ipotizza questa opzione in risposta ai tagli di pensioni e posti di lavoro decisi dal governo per la crisi. In un'intervista al Guardian, McCluskey sostiene che gli attacchi del governo contro gli statali sono talmente radicati e ideologici da giustificare una protesta in occasione dei giochi. Il sindacato rappresenta anche 28.000 conducenti di autobus e taxi che sono già mobilitati per l'avvertenza sugli straordinari previsti durante le Olimpiadi. Mentre altre sigle sindacali stanno firmando accordi, McCluskey promette che la protesta continuerà. I tagli alle pensioni avevano già provocato nel novembre scorso lo sciopero di centinaia di migliaia di lavoratori e la più grande mobilitazione degli ultimi decenni.